Salve a tutti amici, salve, buonasera. Ho aspettato che finisse il vertice di maggioranza per fare questo global serale. Diciamo che per chi è appassionato di politica e per chi crede ancora nel primato della politica su tecnica e sulla burocrazia, oggi dovrebbe essere un giorno in cui si festeggia. Ovviamente quando si sfonda il deficit così, quando si spendono soldi a debito, ovviamente prendendo soldi adesso ma facendoli pagare alle future generazioni, è ovvio che non si può festeggiare tantissimo, ma ahimè oggi è così. Però ve lo dico da chi ama la politica e da chi è un profondo amante della politica e da chi è un profondo amante della politica contro tecnica, burocrazia, mettiamoci in mezzo anche la finanza, mettiamoci in mezzo anche la finanza. Oggi è un giorno in cui capiamo che tante cose potevano essere fatte, magari quali cose potevano essere fatte se bisognava far per forza debito, se per forza bisognava spendere dei soldi a deficit. Io personalmente, da liberale, avrei preferito spenderli in abbassamento delle tasse, fare una flat tax per tutti al 15 o 10%, spendere quei soldi là e dare una bella spinta all'Italia. Purtroppo quei soldi li stanno spendendo tutti quanti per regalie, il Movimento 5 Stelle perlomeno li sta spendendo in regalie, li sta spendendo in reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza, aboliremo la povertà e altre, non so come definirle, fantasie venezuelane, fantasie bolivariane. Ecco, i 5 Stelle stanno buttando soldi su queste misure assistenzialiste rivolte prevalentemente all'elettorato pentastellato, ma come è giusto che sia, questi qua fanno gli interessi di chi li ha votati, ma mi sembra giusto. In qualsiasi democrazia succede questo, solamente che io personalmente, se bisognava far debito, se bisognava fare muro contro muro contro Bruxelles, contro i burocrati, comunque sia contro l'establishment e contro le regole preimpostate, a questo punto io avrei fatto debito abbassando notevolmente le tasse. Avrei fatto debito senza fare misure assistenzialistiche, senza reddito di cittadinanza, senza pensioni di cittadinanza, meno tasse, meno tasse, meno tasse, meno tasse. Ma siccome al governo ci stanno anche i 5 Stelle, non ci sta solamente la Lega Nord, la Lega, scusate, purtroppo è finito che spenderemo una valanga di soldi per misure assistenzialistiche. Lo ripeto perché è importante capire questo. Da una parte, da amante della politica, oggi sono, tra virgolette, contento perché capiamo che nel 2018, in questo periodo, la politica sta prepotentemente tornando alla ribalta. La politica è sentimento, la politica è, come direbbe Rino, come disse una volta Rino Formica, sangue e merda. Scusatemi questo francesismo. La politica è sentimento, la politica è spesso irrazionalità. E nel fare tutto questo debito c'è un senso, c'è un qualcosa di irrazionale, sì, forse c'è, però la politica sta tornando e sta tornando con e dà le carte, dà le carte. Mentre prima eravamo abituati a governi che non potevano fare questo, non potevano fare quest'altro e si impiccavano sull'1.3, l'1.2, l'1.4 e numeri qua e là, qui abbiamo un governo che ha detto: a me non me ne frega nulla dei numeri. Io ho una mia constituency, io ho il mio programma elettorale, se devo spendere di più, spendo e lo faccio. Tu, no, noi tutti pensavamo che Tria fosse l'argine, che Tria avesse detto nein, 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 e invece Tria ha accettato. Perché in questo momento storico, se ci ricordiamo l'epoca Monti, cioè l'altro ieri, la politica stava veramente a livello pavimento, vedete? La politica stava qui, la tecnica stava qua. Ma attualmente, in questo momento storico, la politica, ragazzi, straborda.
E quindi stavolta la politica sta qua, tecnica sta qua. Tant'è che nei giorni scorsi Casalino e 5 Stelle hanno platealmente insultato i vari burocrati del MEF. Quindi questa manovra ha un po' dell'agrodolce. Io personalmente avrei voluto che quei soldi, se bisognava far debito, avrei preferito che quei soldi fossero stati investiti nell'abbassamento delle tasse, una misura fiscale di abbassamento delle tasse. Solamente che questo non è successo, ovvero che si è connesso anche dall'America Jaime, scusami, ma non so mai come pronunciare il tuo nome, scusami tanto. Questo non è successo. Adesso stiamo a vedere come si evolverà questa manovra, perché noi partiamo dal 2,4%, ma sappiamo che poi tra commissione, regalini, arriveremo a fine dicembre, in cui secondo me sforeremo addirittura il 3%, quindi proprio andremo fuori con l'accuso. Però questo è oggi, questo è. Io spero vivamente, avrei sperato che tutte quelle risorse fossero andate nella riduzione di tasse, perché si è collegato ora. Purtroppo non è successo. Di Maio su Facebook subito ha cominciato a dire la manovra del popolo, da oggi aboliamo la povertà. Sono cose molto folcloristiche, sono cose che Di Maio è molto contento, ci sta, ci sta. Però ecco, rimane un po' quell'incazzatura del sapere che tutti questi soldi verranno buttati. Io dico i soldi per il reddito di cittadinanza, i soldi per le pensioni, verranno buttati, e a pagare il conto, che sarà un conto salato stavolta, saremo noi, e saranno i ragazzi di 20, 30, 40 anni, 40 anni ormai non più ragazzi, che andranno in pensione e non vedranno un becco di un quattrino. Quindi, attenzione, attenzione, veramente attenzione. Da un lato, contento che la politica abbia ripreso coraggio, che la politica abbia ripreso ad essere politica, che la politica abbia riconquistato il ruolo che le merita, che non è di ancella della burocrazia, ma la politica è guida, condottiera e nocchiera, non è un'ancella. Quindi contento perché la politica abbia riconquistato il trono, scontento, anzi abbastanza incazzato, per come questi soldi verranno spesi, perché verranno spesi nel buco nero della spesa pubblica. E quindi tra questo, e io qui dico, cari amici renziani, cari amici democratici, voi altri che vi incazzate, voi altri che siete arrabbiati perché i 5 Stelle stanno spendendo i soldi, ricordatevi quello che ha fatto Matteo Renzi con gli 80 euro, con il bonus cultura, perché i 5 Stelle non sono gli unici che vanno spendendo e spandendo soldi, lo ha fatto anche Matteo qualche anno fa. Per oggi, arrivederci, ci sentiamo domani. Questo local finisce qua, grazie per l'attenzione e spero domani o dopodomani di scriverci anche un pezzo sul giornale. Ovviamente lo trovate in bacheca. Comincerò a pubblicare un po' di cose anche sulla mia pagina Facebook. Mirko Ciordani, scrivetela su Facebook. Trovate prima il mio profilo e poi la pagina. Comincerò a metterli tra un po' di tempo anche i miei live streaming. Ciao ragazzi e buona serata. Ciao ciao.